Allora, Gabriele Romano, non è bastato il tuo gol per uscire con dei punti qui dalla sfida contro la Superba. C'è rammarico perché nel secondo tempo vi è mancata un po' di lucidità per sfruttare quelle situazioni che anche la difesa della Superba vi ha concesso per arrivare a questa beffa nel finale che complicano un poco comunque il discorso promozione. Sì, come hai detto te, il secondo tempo si è stati un po' ingenui, però abbiamo avuto anche un po' di sfiga, siamo stati sfortunati perché subito dopo il mio gol abbiamo preso calcio di rigore contro e alla fine hai perso per due episodi. C'è stato un pochino di ipotizzo, un pochino di calo mentale, di rilassamento, perché avete dato tanto, specialmente mentalmente, nei playoff da dentro fuori. Adesso forse con la prospettiva di 5 partite l'avete approcciata un pochino diversamente o è solo No, un'impressione? no, è un'impressione, noi ogni partita la giochiamo allo stesso modo. Poi se si vince siamo tutti contenti, se si perde c'è rammarico ovviamente, però ora daremo il massimo, ci abbiamo ancora 3 partite, giocheremo alla vita, tutto. E abbiamo visto che a fine partita vi siete andati sotto i tifosi, vi siete detti qualcosa o soltanto reciproci applausi? No, no, solo reciproci applausi, niente di che, perché ci sono sempre vicini, non sono stati presenti inizio anno, però ora già 5-6 partite, se non sbaglio, ditemi voi. Che vengono e ci danno un supporto in più. Noi sudiamo tutti la maglietta, tutti i 25 giocatori e non ne possiamo niente, sinceramente. Su due episodi così è dura. Due episodi, alla fine la partita è stata combattutissima, secondo me. Domenica prossima c'è l'Argentina, è quasi decisiva per poter ambire a quei famosi 2 posti che vogliono dire Ora promozione. martedì ci alleniamo, giovedì anche, venerdì anche per preparare questa partita che sarà sicuramente difficile come tutte le partite che abbiamo incontrato nell'ultimo periodo. Grazie.